partiamo da una materia prima fresca, dove abbiamo un'intera filiera, di conseguenza partiamo dal seme di basilico per poi ottenere il prodotto finito in vasetto, e il nostro core business è il pesto. Quali sono le prospettive future della vostra azienda per quest'anno e per gli anni a venire? Abbiamo un disegno strategico e un business plan fatto per i prossimi 3 anni, dove abbiamo deliberato diversi investimenti per raddoppiare la nostra capacità produttiva. Abbiamo inserito già nuovi macchinari che ci differenziano dalla concorrenza e ci danno questa unicità, appunto dal punto di vista sia della filiera che della qualità del prodotto, e in maniera tale che possiamo contraddistinguerci dai nostri player. La qualità delle produzioni rimane una delle pietre miliari? Assolutamente, noi abbiamo una elevatissima qualità, elevatissimi controlli di qualità all'interno della nostra struttura, e di conseguenza possiamo garantire i requisiti necessari per poter commercializzare il nostro prodotto in tutto il mondo, come stiamo facendo ormai da tantissimi anni. Cosa significa la partecipazione a Cibus? È doverosa perché è una delle fiere più importanti, sicuramente a livello internazionale, è occasione di conoscere e intraprendere nuovi contatti, nuovi potenziali clienti, non solo italiani ma anche all'estero, e soprattutto è motivo anche per incontrare i clienti che già abbiamo nel nostro portafoglio. È chiaro che Class non fa solo il Cibus, settimana scorsa eravamo a Singapore, una fiera molto molto importante che ti apre delle porte nei paesi orientali, e poi partiremo a fine mese per Amsterdam, un'altra fiera sempre orientata sulla private label, e per poi andare a New York a fine giugno, quindi insomma siamo sempre molto molto impegnati, però del resto il 90% del nostro fatturato è strutturato all'estero e di conseguenza dobbiamo necessariamente viaggiare e lavorare parecchio.